Vittoria ieri sera dei biancazzurri sui giocatori dell'Agropoli, un risultato meritato oltre che segnato da 14 punti di differenza, che sancisce l'imbattibilità in casa per questa stagione nel campionato di divisione nazionale B. È stata l'ultima partita della regular season disputata al Palamoncada per la Fortitudo Agrigento, che tornerà domenica sul parquet per l'ultimo incontro in trasferta a Potenza. Quindi i ragazzi di coach Franco Ciani si sono ripresi in un certo senso una rivincita in questa penultima giornata di campionato, probabilmente spronati proprio dall'allenatore udinese. I biancazzurri ieri sera sono sembrati nuovamente carichi, reggendo il confronto con una formazione che, pur non avendo lo stesso livello tecnico, scende in campo sempre molto motivata. La stessa motivazione con la quale aveva inflitto la prima sconfitta stagionale alla Fortitudo quest'inverno. Sin dal primo periodo sono i padroni di casa a dominare il parquet con un parziale di 12-0 che spiazza gli ospiti, i cui sforzi per rispondere agli attacchi della Moncada non bastano. Nel secondo periodo la partita sembra più equilibrata, l'Agropoli in poco tempo recupera lo svantaggio, complici molti errori dalla media distanza dei nostri ragazzi, superandoli per alcuni istanti. Ma anche questo non basta, si va negli spogliatoi comunque in vantaggio. Da questo momento i ritmi della partita si abbassano, con molti falli da una parte e dall'altra, e con gli ospiti che riescono a portarsi addirittura almeno uno. Ma è nell'ultimo periodo che si vede la Fortitudo a cui siamo abituati. La reazione è carica e motivata, con Chiara Stella e Mossi top scorer con 23 punti. Gli ospiti invece appaiono stanchi, a corto di idee e molto meno lucidi al tiro. La Fortitudo Moncada Agrigento ha così vita facile e chiude definitivamente la gara. Anche se non si può non segnalare la prestazione in campo di Stiepovic con 25 punti. La formazione agrigentina incontrerà forse di nuovo l'Agropoli all'inizio dei playoff, a cui la squadra del presidente Moncada si affaccia con il primo posto in classifica.